ragazzi, questo sarà il video dei saldi. Anche se i saldi sono iniziati da relativamente poco, 2-3 giorni, ho già fatto razzia. Ho preso già un bel bustone di cose. Questa che vedete è la busta di Tally Whale, ma non ho preso tutto da Tally Whale. Sono andata appunto da Tally Whale. Poi sono andata da Hollister, dove ho preso soltanto una cosa oggi. Poi da www.girl, che è il negozio appunto ad Ostia. E poi sono andata da The Zenis e dai cinesi. Bene, ho tolto già il cartellino a tutti i capi perché non lo so, io quando compro, anche prima di provare le cose a casa, perché dovete sapere che io non provo le cose, io fortunatamente conosco quello che potrebbe starmi bene e cosa invece potrebbe starmi male, e quindi tolgo subito il cartellino. Io già so, che ne so, vedo un cavo sulla stampella, a proposito ho dimenticato la stampella, io già so quello che potrebbe starmi bene, quindi lo prendo. Quindi tornato a casa tolgo i cartellini, infatti mi sono dovuta segnare tutti i prezzi su un piccolissimo cartoncino come al solito, e quindi inizio subito a farvi vedere le cose. Allora, inizio subitissimo con l'unica cosa che ho preso da Hollister. È la prima volta che andavo da Hollister. E qui c'è ancora il cartellino, per esempio. Questa è, innanzitutto ve la faccio vedere sulla stampella perché almeno guardate meglio. Ho preso una maglietta a mezze maniche, di quelle semplici. Questa era in saldo, ma un saldo misero. Allora, io spero che possiate vedere. È una maglietta bianca, con semplicissima, con abbastanza larga, con questo disegno. E niente, a me piaceva, non lo so, rispetto a tutte le altre cose, c'erano vestitini, maglioncini, cardigan, anche cardigan asimmetrici, non lo so, a me ha colpito questa e ho voluto prenderla. Da 24 euro, poco sconto, 18,99 euro, e quindi l'ho voluta prendere. Poi ho preso, passando da Tally Whale, facciamo così, ho preso questo paio di leggings, sono dei jeggings più che altro, e sono fatti in questo modo. Non sono slavati, sono di un blu scuro con delle piccolissime, non so se vedete, macchioline, insomma un pochino più chiare. Sì, effetto slavato, però tipo a macchiette, cioè io non so descrivere i capi, vi avverto. Sono elasticizzati in vita e hanno appunto, diciamo, la vita fino a l'ombelico, non sono né a vita bassa né a vita alta, quindi sono perfetti, non hanno né applicazioni, strass, borchiette, nulla, sono semplici e sono soprattutto, faccio vedere, belli belli stretti. E questi li ho pagati esattamente, vediamo un po' cosa dice il cartellino perché li ho segnati prima, li ho pagati solamente 14,90 euro e costavano 19 euro. Sì, lo so, potevo aspettare di più, però sinceramente mi piacevano. Avevo bisogno di un paio di jeans perché anche voi mi avete sempre visto con gli skinny neri, che siano leggings o proprio pantaloni sempre neri, avevo bisogno di un paio di jeans e quindi li ho presi. Sempre da te, no, da The Zenis, sempre da Tally Whale, ho preso a 3,90 euro, no, aspettate, perché ho preso due cappelli. Dunque, a 4,90 euro questo cappellino semplicissimo di questo color verde acqua Tiffany. Ho pensato che sia con i capelli rossi sia con i capelli mori, che mi farò molto presto, e tipo quelli, tipo il colore di Onorina, che praticamente è il mio colore naturale, ci potesse stare bene questo cappellino. C'era anche arancione, però ho pensato no, arancione mi sbatte troppo, quindi questo qui è carinissimo e non ce l'avevo di questo colore. Non ha pennacchi, non ha il pompon, però mi piaceva, e quindi questo 4,90 euro invece di 7,90 euro mi pare. Poi sempre da Tally Whale ho preso due magliettine. Allora, una canotta, sì, lo so, io ovviamente prendo cose estive nel periodo invernale e viceversa, e però mi piaceva, adesso capirete il motivo. È una canotta con le spalline abbastanza larghe, scollo tondo normalissimo e dunque sfondo grigio. Ha questa stampa, come vedete, con la bandiera inglese, la regina Elisabetta e queste due frasi: God save the Queen e Sex Pistols. È veramente bella. Le cuciture qui sotto, diciamo nella parte ascellare, sono fatte a vivo, mentre sotto, come potete vedere, c'è l'orlo, se riuscite a vedere, spero di sì. Comunque semplicissima anche dietro. E questa
da 10,99 euro l'ho pagata 8,90 euro, sì, sconti miseri, però sono cose che mi piacevano, magari rischiavo di non trovarle più e sono, cioè, preferisco averle prese adesso. E poi c'è la mia maglietta preferita in assoluto che ho preso da Tally Wear, adesso vi faccio vedere sulla stampella. È una maglietta che sinceramente non avevo notato, è una maglietta nera, mezze maniche sempre, abbastanza leggera e abbastanza larga, ho preso una M che ha questa scritta. Ah, mi sto fissando con le magliette con le scritte, quando prima le odiavo, non so il motivo. Allora, la maglietta è questa. Ha la scritta, ho sentito che ti piacciono le cattive ragazze, con la scritta sotto Tally Whale, ma non è tanto la scritta che mi ha colpito quanto questa parte qui dietro. È bellissima, cioè è semplice ma particolare. Ha tutta questa striscia qui al centro della schiena, piena di, cioè fatta tutta sfilacciata, con questa catenina argentata, color argento, che intercorre tutta quanta la lunghezza della maglietta. E quindi è veramente veramente particolare. Mi piace tantissimo. E questa qui, dunque, l'ho pagata da 14,90 euro, 9,90 euro. Direi che questa l'avrei presa anche se non fosse stata in saldo, sinceramente. E un acquisto che, cioè, sono veramente soddisfatta. Poi, andando avanti, sono andata da The Zenith, dove ho preso solamente una cosa. Ho preso questo, non lo so perché, mi ha colpito. Ho preso quest'altro cappellino qui, faccio vedere meglio, con questa fantasia. Non è una fantasia militare, sembra forse riscambiata per una fantasia militare da lontano, però in realtà è innanzitutto a sfondo grigio molto molto chiaro, con queste stampe a fiori. Sì, sono tipo delle camelie, rose, eccetera, fogliame di questo grigio un po' più scuro, un bel po' più scuro. E quindi, non lo so, mi piace molto, e ha il bordino un pochino arricciato. E questo l'ho pagato da The Zenith 3,90 euro. Non sapevo quanto fosse il prezzo originale, però 3,90 euro, e mi piaceva e l'ho preso. Andando avanti, da www.girl ho preso solamente due cose. E allora, una, ah, questa c'è il cartellino, sì, questa qui l'ho pagata 15,90 euro, non era in saldo, però la voglio inserire qui perché comunque è un nuovo acquisto. Ed è questa gonnellina qui. Potrebbe sembrare corta, ma in realtà non lo è, fortunatamente. Questa era la mia paura, però fortunatamente non è corta. Credo che lo utilizzerò anche per qualche cosplay stile scolastico. Ed è, appunto, faccio rivedere, questa gonna con questa fascia e poi tutte queste piegoline scozzesi, cioè la trama praticamente è una trama scozzese, rossa, panna e nera, che appunto si intrecciano fra loro. E poi in fondo c'è questo tessuto di pizzo che si intravede, che fuoriesce per tipo 3-4 cm dall'orlo, diciamo, principale della gonna. Ha una cerniera laterale, e questa qui l'ho presa da www.girl. Questa credo che, sì, è una S. Cioè, io vi ho detto prima, non provo le cose, quindi ho preso la S e speranzosa che mi entrasse nei miei fianchetti, e infatti entra, per fortuna. Poi, ultima cosa, perché ne ho preso appunto due, ho preso da Tally Whale, sì, ciao, da Tally Whale, da www.girl, ve la metto sulla stampella. È una magliettina pesante, quindi non è né una maglietta leggera né un maglioncino, però è un tessuto abbastanza pesante, si sente, un tessuto spesso. Ed è questa maglietta melangiata, praticamente ha due tipi di grigi, non so se riuscite ad apprezzare la trama, grigio chiaro e grigio scuro, manica lunga, semplicissima, fino a giù, però ha questo dettaglio qui sul davanti, sul petto, trasparente, velato nero. È molto molto delicato, anzi, indossata non è per niente volgare, anzi dà un tocco di particolarità. Questa qui l'ha indossata, per esempio, con degli skinny neri e un paio di stivali con il tacco, e devo dire che l'outfit non era banale, però era comunque semplice. E quindi questa qui, e questa mi ricordo benissimo, senza guardare il foglietto, memoria, l'ho pagata 10,90 euro, però anche questa non era in saldo purtroppo, però sul manichino mi ha colpito e quindi l'ho voluta prendere. E
poi c'è l'ultimissima cosa che ho preso per adesso, una cosa, è la mia preferita in assoluto, ve la sistemo un attimo sulla stampella così ve la faccio vedere meglio. L'ho già messa, cioè questo capo l'ho messo quando ho fatto una foto su Instagram e una foto profilo di Facebook un paio di giorni fa, e tutte mi avete chiesto dove io, non si mette, dove io l'avessi presa. Io non ero appassionata di queste cose, né del modello, né, cioè né del modello perché è smanicato, a me le cose smanicate un po' pellicciose, finto naturalmente, mi fanno effetto fagotto, e invece questo mi sta abbastanza bene, anche perché l'ho visto già dalla stampella, appunto senza provarlo, che era piccolino, quindi ho detto perché no, e poi ho ceduto alla moda ormai passata delle orecchie. Di cosa sto parlando? Sto parlando di questo giacchettino smanicato peluscioso morbidissimo, veramente, con le taschine e soprattutto le orecchie. Ha questo cappuccio con le orecchie veramente bellissimo, e questo qui l'ho preso dai cinesi a 5 euro, costava 15 euro, l'ho preso a 5 euro. L'ho visto lì, non ce n'erano neanche svariati modelli, era l'unico, l'ultimo, e ho detto, no vabbè, se costa 5 euro come qui c'è scritto, lo prendo, e l'ho preso, e quindi questo dai cinesi, quindi per chi lo voleva credo che lo trovi facilmente, anche perché i cinesi vendono tutti le stesse cose. Quindi ultimo acquisto di questo video per adesso, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere magari che cosa avete preso voi, se avete preso già qualcosa nei saldi, vi mando un bacione, è tardi, è tipo mezzanotte, devo ancora cenare, quindi vado, e ci vediamo al prossimo video, ciao!